Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 15 novembre. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alberto Magno. Alberto, nato a Lauingen sul Danubio, in Baviera, verso l'inizio del secolo XIII, compì i suoi studi a Padova e a Parigi. Nel 1229 fu accolto nell'ordine dei frati predicatori e dopo qualche tempo fu ordinato sacerdote. Dotato di intelligenza vivace e penetrante, dedicò tutta la vita alla ricerca, alla meditazione e all'insegnamento, distinguendosi non solo nelle discipline teologiche e filosofiche, ma anche nell'osservazione dei fenomeni naturali. Insegnò in molti luoghi, ed in particolare nell'Università di Parigi, formando molti discepoli, tra i quali spicca in particolar modo San Tommaso d'Aquino. Divenuto vescovo di Ratisbona, riorganizzò le parrocchie e i conventi, diede nuovo impulso alle opere di carità e si adoperò per la pace tra i cittadini e tra i popoli. Chiesto e ottenuto di essere esonerato dal governo episcopale, riprese la tua attività di preghiera, di predicatore, di studioso e fu uomo di grande vita interiore e di assidua preghiera. Lasciò numerose opere in tutti i campi del sapere religioso e profano. Morì a Colonia il 12 novembre del 1280. Pio XI nel 1931, iscrivendolo nel numero dei santi, lo proclamò dottore della Chiesa. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. In quel tempo, andando via di là, il Signore Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Il Vangelo odierno, dal capitolo 9 del Vangelo di Matteo, ascoltiamo precisamente il racconto della chiamata di Matteo. Colpisce la forza della parola di Gesù. Al suo seguimi, Matteo lascia tutto. Non possiamo non ricordare la meravigliosa opera di Caravaggio che rappresenta questa scena evangelica, quel gesto imperioso e affettuoso di Cristo che indica Matteo, e Matteo che si indica: proprio io. Sì, ha lì davanti denari, lascia tutto per seguire il Signore. E la sua chiamata diventa già testimonianza. Chiama a sé pubblicani e peccatori per raccontare la sua scelta. E Gesù non si vergogna di sedersi con loro perché hanno bisogno della sua misericordia. Sono malati nell'anima e Gesù sta con loro per guarirli. Impariamo anche noi che cosa significhi misericordia, e impariamo ad essere misericordiosi come il Padre misericordioso. Sant'Alberto prega per noi. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.